Buonasera a tutte e tutti e benvenuti a Quarantena in Famiglia. Noi siamo i ragazzi di Udo Studenti Per e oggi vogliamo parlare di quello che sta succedendo a tutti noi in questi giorni strani in cui ci stiamo ritrovando a, molti, in realtà molti di noi stanno trovando a convivere con le proprie famiglie e molti altri invece si trovano bloccati. Il video verrà registrato, verrà poi diffuso tramite le nostre piattaforme social. Intanto ringraziamo il professor Luca Trappolin, sociologo della famiglia, per averci dato davvero l'onore di venire qua con noi a cercare di capire cosa ci sta succedendo. Quindi grazie Luca, grazie davvero. Io invito tutti quanti a partecipare e a dare il proprio contributo se si vuole intervenire. È possibile farlo alzando la mano nella chat oppure scrivendo direttamente ai nostri due moderatori, Agnese e Antonio. Potete trovarli scrivendo sui tre puntini che trovate spostando il cursore sulla loro inquadratura. E selezionando chat e scriverete direttamente a loro se volete conservare l'anonimato, ecco. Quindi, ecco, più siamo, meglio è e basta, ecco. Aggiungo solo una cosa prima di passare la palla a Luca. Abbiamo deciso di continuare a fare i nostri eventi culturali insieme, cioè noi ragazzi della Scuola di Scienze Umane insieme ai ragazzi di psicologia, cercando di capire anche quali sono gli strumenti tramite i quali ci stiamo adattando a questa situazione, vedendoli da un punto di vista interdisciplinare. A breve uscirà il calendario con tutti gli incontri in cui cercheremo di affrontare temi come la corporalità mancante in questa quarantena, la gestione del conflitto e tanto altro. Restate aggiornati, seguite le nostre pagine per i prossimi incontri che verranno comunque tutti registrati. Prima di parlare di cosa sta succedendo adesso nelle famiglie, bisogna anche capire di chi stiamo parlando, chi sono le famiglie in Italia, dove vivono e un po' di dati su cui imbastire la discussione. Quindi chiedo a te, Luca, chi sono le famiglie in Italia? Dove sono? Quali sono? Allora, grazie, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Mi sentite? Sì, ok, perfetto. Allora, Alberto, l'onore è tutto mio. Come già ti siamo detti mille volte, abbiamo fatto un sacco di salamelecchi tra noi due, no? L'onore è tutto mio, grazie mille dell'invito, anche perché, come ho detto ad Alberto, ad Antonio, a Lisa non c'era, qualcuno potrebbe anche pensare che questo, quello che stiamo facendo adesso, essere interpretato come un grande focus group e farne addirittura un progetto di tesi di laurea, perché noi adesso, un po' alla volta, vi proporremo, questa non sarà una lezione frontale, vi proporremo di discutere, attorno ad alcuni punti tematici. Io adesso rispondo subito alla cortesissima e non preparata domanda di Alberto Botte, cos'è la famiglia in Italia, come sono fatte le famiglie in Italia, ma prima di farlo vorrei dire perché è importante avere uno sguardo anche sui dati statistici relativi alle famiglie in Italia. Ora, è importante, si capisce, credo, perché se noi vogliamo parlare di come si sta in famiglia durante la quarantena, è evidente che il come si sta in famiglia dipende da come è formata la famiglia. Se siamo in famiglie numerose che coabitano all'interno di spazi domestici molto ristretti, è un tipo di convivenza. Se invece siamo famiglie un po' più piccole che hanno a disposizione spazi domestici mo molto più ampi, è chiaro che si sta molto meglio. Per cui i dati, i crudi e freddi dati, hanno lo scopo di farci immaginare come in corrispondenza a diverse situazioni strutturali di famiglie possiamo immaginare diverse condizioni di vita quotidiana. Per cui io provo subito a condividervi, in realtà adesso non vi faccio il pippone che forse vi aspettate, che forse temete che io vi faccia, vi faccio un robetto molto più semplice per mostrarvi un dato, non mille dati, un dato. Adesso sto provando a condividere lo schermo. Allora, lo schermo condiviso è questo. Si vede? Ti riesci a vedere? Fantastico. Allora, questi sono i dati degli ultimi due censimenti in Italia, sono i dati veri. Tutti gli altri dati dati dall'Istat sono dati di proiezione. Questi sono i dati veri, no? Perché come voi sapete un censimento si fa in Italia ogni 10 anni, il prossimo è previsto per l'anno prossimo, nel 2021,
2001, 2011, 2021. Questi sono i dati veri della popolazione in Italia. Negli ultimi 10 anni ovviamente la popolazione è un po' cambiata, però questo grafico, che non è un grafico, questa tabella vi dà subito una indicazione importante di cui occorre tener conto quando si vuole, nel momento in cui si volesse parlare di come si sta in famiglia. Il dato è questo, vedete la freccetta. Allora, noi abbiamo nell'arco di 10 anni aumentato di molto, di moltissimo, quasi di un quarto, la presenza di nuclei familiari composti da una persona sola, no? Le cosiddette famiglie unipersonali, che corrispondono ad una delle diverse tipologie di strutture familiari indagate dall'Istat, le famiglie unipersonali corrispondono a un terzo delle famiglie in Italia. Ogni 3 famiglie italiane, una è composta da una persona solamente. Ed è un tipo di struttura familiare che negli ultimi anni si sta imponendo al paese. Per cui nel 2001 avevamo 5 milioni e mezzo di famiglie unipersonali, nel 2011, cioè dopo 10 anni, quasi 8 milioni. Vedete, no? È un aumento importante. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in Italia generalmente c'è un trend demografico, socio-demografico, che spinge le famiglie a restringersi, per cui una persona o poche persone. Questo è un dato di cui occorre tener conto. Un altro dato, se voi guardate in quest'ultima colonna, ci sono, sono riportate le percentuali di variazioni tra il penultimo e l'ultimo censimento. Le percentuali di variazione con il segno meno davanti indicano delle diminuzioni di frequenza di alcune strutture familiari. Se voi guardate questo al meno davanti e questo al meno davanti, che tipo di strutture hanno il meno davanti? Cioè quali sono le strutture familiari che stanno diminuendo nel paese? Sono le strutture familiari formate da adulti con figli. Per cui, da un lato, le famiglie si stanno sempre più restringendo fino alla forma minima, cioè una famiglia è composta da una persona che abita da sola o da solo, e questo è un terzo delle famiglie italiane. Dall'altro, le famiglie più estese, le coppie con figli, con o senza altre persone residenti, si stanno stringendo sempre di più, stanno diminuendo sempre di più, fino a corrispondere a, vedete qua, insomma, una famiglia su 3 in Italia è composta da genitori con figli, una famiglia su 3 in Italia è composta da una persona sola. Ecco, noi dobbiamo capire come la convivenza forzata che noi stiamo sperimentando e subendo ormai da qualche 6, 7, 8 settimane sta impattando in queste strutture familiari qua. Non so se ho risposto alla tua domanda, Alberto. No, hai risposto davvero, davvero benissimo a questa domanda, che è stata una breve panoramica, su questo. Passo la palla a Lisa con una delle prime questioni che volevamo affrontare in questo momento. Sì, appunto, come diceva Alberto, un punto su cui abbiamo riflettuto tutti insieme, ragionando su il nostro isolamento e su cosa vediamo nei giornali e cosa entra a livello di informazione nelle nostre case, c'è risultato questo: le violenze domestiche all'interno del contesto familiare sono notevolmente aumentate. Io, guardando un paio di dati, riscontravo come in Danimarca, per esempio, sui dati disponibili nei mezzi di informazione classici, i posti, ci fosse effettivamente una carenza di posti dedicati alle persone, alle donne in difficoltà, alternative alle case. Mentre invece è un dato molto interessante quello relativo alle chiamate effettuate ai numeri di emergenza, perché questo isolamento, forzando le persone a condividere spazi molto, molto piccoli, in un qualche modo chiude le persone all'interno, cioè, anzi evita di avere un proprio spazio di privacy, e impedisce che una persona in difficoltà possa chiamare un numero in sicurezza senza che il
il proprio partner o simili senta. Quindi un dato che abbiamo riscontrato è proprio quella della diminuzione del 50% circa delle chiamate ai numeri di emergenza. In Cina, per esempio, i dati che abbiamo visto sono quelli di un raddoppio rispetto allo stesso periodo nell'anno precedente, a febbraio, dei casi di violenza domestica. Quindi volevo chiederti, Luca, come questi dati possono essere collocati nel nostro territorio nazionale e se riusciamo a commentare proprio sulla nostra situazione italiana. Ecco, mi ero dimenticato di accendere il microfono. Dunque, allora, io vivo in un piccolo paese della provincia di Vicenza. Siamo in 12.000 in questo paesino. In 12.000 abbiamo 3 tabaccherie. Nessuna di queste tabaccherie è aperta. Dunque, io non posso comprarmi le cartine per farmi le cicche. Quando vedo Giovanni Milauro che mi fuma sullo schermo, mi verrebbe da entrargli dentro e dire: senti, mi dai una cartina, Giovanni? Ecco, per cui, per favore, non fumatemi sullo schermo, c'ho una voglia di fumare che non vi dico. Anche questo fa parte di come si sta durante il coronavirus, perché io le cicche non le riesco a fumare, mi faccio le sigarette con le cartine, ma se non ho le cartine, perché i distributori automatici non vendono cartine? Questo è un problema. Allora, al di là dei scherzi, che non sono affatto scherzi, io, questo è il mio totem. Dunque, la violenza domestica. Prima del collegamento stavo dicendo a Lisa che ho appena chiuso una riunione al centro di Ateneo per gli studi di genere Elena Cornaro. In questo centro, una delle partecipanti alle attività del centro è Patrizia Zandomeneghi, che è una psicologa che lavora al Centro Donna di Padova, è una psicologa molto conosciuta a livello locale, regionale, nazionale e forse anche europeo, molto brava, lavora da molto tempo nel contrasto alla violenza di genere nelle famiglie italiane, padovane soprattutto. Patrizia ci diceva oggi che quello che sta succedendo a Padova è molto curioso e probabilmente rispecchia almeno la situazione del nord Italia. Dunque, quello che sta succedendo a Padova rispetto alle chiamate di soccorso al numero antiviolenza è la cosa seguente. Dopo un primo periodo in cui non arrivava niente, no, le prime settimane di lockdown, non succedeva niente. Tanto che avevo detto ad Alberto, prima di questo collegamento, che in un articolo in un magazine di cui non ricordo il titolo, forse era 7, Serena Dandini denunciava la mancanza di denunce da parte di donne vittime, no? Nei primi periodi sembrava che le donne, non potendo più uscire di casa, non avessero più modo per denunciare gli abusi di cui erano vittime. Dopodiché, dopo 2 settimane, la situazione si è sbloccata. Oggi a Padova c'è un numero assolutamente spropositato di denunce al numero verde. Molte sono denunce aspecifiche, dice Patrizia, cioè sono denunce tipiche dei periodi di festa in cui i servizi sono chiusi, per cui chiamano diversi tipi di donne, alcune con problemi evidenti psichiatrici, non solamente per denunciare abusi e violenze, ma per ricevere una specie di conforto telefonico, no? Per cui chiamate aspecifiche che non possono essere filtrate dai servizi al territorio, perché sono chiusi. E dunque c'è un'esplosione di impegno di lavoro richiesto alle operatrici già per, come dire, dividere le domande specifiche da quelle più generiche, di cui il centro donna non si occupa. Ma comunque, già rimanendo già selezionando le domande più pertinenti al servizio di cui Patrizia Zandomeneghi si occupa, sono molte le domande. Da quando è stato possibile rimettere un po' i piedi fuori casa, le domande hanno cominciato a fioccare. Al punto che oggi Padova è in crisi con il numero di alloggi disponibili per il primo soccorso alle donne che denunciano violenze in famiglia. Per cui la situazione è molto seria. La situazione è molto preoccupante, il lavoro a cui sono sottoposte le operatrici dei centri antiviolenza è enorme, sia per scremare le denunce pertinenti da quelle meno pertinenti e dunque dirottarle poi ad altri servizi,
sia perché mancano le risorse materiali per poter dare una risposta e dunque per mettere in sicurezza le donne che denunciano. Vi volevo anche far vedere, se posso ricondividere lo schermo. Posso, Lisa? Capo? Posso? Certo, certo. Perché ho intercettato adesso... Share screen. Allora, voi adesso vedete questo, no? Ho intercettato... Ok, allora, io ho intercettato, se volete vi mando il link, lo vedete? Allora, COVID-19 crisis from a feminist perspective, cioè un approccio femminista a interpretare gli effetti che il virus sta producendo nei paesi che non sono travolti, cioè tutti. Allora, se uno volesse scorrere questo elenco di commenti e articoli, è molto ricco, e se uno lo se uno decidesse di scorrerlo, scoprirebbe abbastanza facilmente che molti di questi interventi sono legati alla violenza di genere. Il lockdown espone a rischi altissimi le donne che sono vittime di abuso, sia perché hanno meno possibilità per autodifendersi, sia perché hanno meno possibilità per denunciare gli abusi subiti. E tra gli articoli che si possono leggere, uno divertente è questo. Eccolo qua. Women are using code words. Cioè le donne stanno utilizzando dei frasari nascosti, delle parole nascoste, per denunciare la violenza che subiscono quando possono denunciare, cioè quando ad esempio vanno in farmacia per la famiglia, no? Allora immaginatevi queste donne in farmacia che stanno aspettando i farmaci col telefono in mano che usano parole mascherate per dire: guarda che mio marito, il mio compagno mi sta picchiando. Perché non possono usare parole in libertà? Perché sono in uno spazio pubblico, stanno dentro un negozio, no? Capite? E molti di questi commenti riguardano l'Italia. Va bene, addirittura ho intercettato un articolo che vorrei saper tradurre, è scritto in danese, eccolo qua, si riferiva prima Lisa ai dati della Danimarca, è un articolo scritto in danese che riguarda quello che sta succedendo alle donne italiane, vedete, che non riescono a denunciare la violenza di cui storicamente e notoriamente le donne italiane sono vittime. Direi che vi posso fermare qua. Va bene, Lisa? Perfetto, grazie mille. Mi leggo con un'altra domanda. Relativa invece al carico di lavoro domestico, cioè il carico di lavoro domestico, un lavoro di cui molto spesso sono le donne a farsi carico in famiglia. Che tipo di dati di rilevazione abbiamo nel prima pandemia e se è anche possibile ipotizzare una qualche evoluzione? Nel senso su come sta cambiando il carico del lavoro domestico. Su questo chiedo anche ai nostri partecipanti, se avete qualche episodio da dire, da raccontare su questo, se per esempio avete preso in mano per la prima volta dopo 5 mesi un aspirapolvere e avete aiutato vostra madre, cosa che è successa, non a me però è successa, io ho pulito il bagno, sto pulendo il bagno da quando sono tornato a casa, con grande gioia di mia madre. Quindi, come è diviso il carico di lavoro domestico nelle famiglie italiane di solito e che tipo di previsioni, anche da che tipo di cambiamenti di paradigmi di genere possiamo vedere, possiamo aspettarci? Grazie Alberto, un'altra domanda assolutamente non preparata. Allora, vi risparmio i dati sulle disuguaglianze nella distribuzione del lavoro domestico, immagino voi li sappiate intuitivamente, no? Allora, tutti i bilanci tempo dell'Istat, da quelli più vecchi a quelli fatti l'altro ieri, confermano un dato che è sempre il medesimo, cioè in casa le donne lavorano 2/3 in più di quanto lavorano i maschi, va bene? Sia che si parli di compagni, sia che si parli di mariti, sia che si parli di figli di ambo i generi, cioè anche i figli. Nel caso di una famiglia con 2 figli, un maschio e una femmina, la figlia lavora 2/3 in più del fratello, va bene? Per cui c'è una riproduzione quasi automatica.
dell'idea stereotipata, ma purtroppo molto potente, che le faccende domestiche sono di responsabilità femminile. Va bene? Allora, se Alberto mi chiede cosa succedeva prima del coronavirus, quello che succedeva prima del coronavirus era che le donne, all'aumentare del numero dei componenti della famiglia, aumentavano esponenzialmente il numero di ore dedicate al lavoro domestico, mantenendo fisse il numero di ore dedicate al lavoro per il mercato. Cosa vuol dire? Che una donna che lavora, una volta finito di lavorare, deve fare dell'altro lavoro a casa. Va bene, questo è facilmente comprensibile. Lisa, vuoi parlare? No, 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 mi veniva solo in mente riassumere questo fenomeno con il famoso doppio turno, cioè una donna si trova ad affrontare una prima parte durante la giornata di lavoro all'interno della propria professione, quando torna a casa deve appunto affrontare un doppio turno nelle faccende domestiche e nella cura dei propri familiari. Era solo per, mi è venuta in mente questa definizione. L'aspetto è questo doppio turno è tanto potente da essere quasi indipendente dalle strutture familiari in cui vivono le donne. Per dire, una donna che viva con il proprio compagno o marito senza figli, noi ci aspetteremmo che avesse un doppio turno minore, molto minore, di una donna che viva con il compagno e il marito e i figli, no? Supponendo in modo errato che siano i figli quelli che necessitano lavoro familiare. In realtà no, perché una donna che vive solamente con il proprio compagno o marito ha un carico di lavoro domestico di questo è molto importante. E se la domanda è che succede durante il coronavirus e cosa potrà succedere dopo il coronavirus, qui dobbiamo ragionare insieme, non c'è nessuno che vi possa dire la verità. Aspettate un attimo. Vale, ecco, è entrata una, ecco. Siamo a casa. Non c'è nessuno che vi possa dire la verità. Quello che si può provare a dire, quello che si può provare a discutere è se gli eventuali cambiamenti a cui stiamo assistendo in queste settimane di lockdown possono essere immaginati come cambiamenti di lungo periodo, cioè che produrranno effetti anche dopo il lockdown, o semplicemente si tratta di una parentesi specifica, assolutamente breve, dopo la quale il mondo tornerà a funzionare come funzionava prima del lockdown. Allora, cosa possiamo immaginarci che succeda nelle famiglie a convivenza forzata? Allora, possiamo aspettare che improvvisamente i maschietti adulti o giovani si impegnino nel lavoro domestico? Io credo di no, però sarete voi a dirlo. È abbastanza improbabile che, in mancanza di una socializzazione di genere, i maschietti improvvisamente diventino esperti nel lavoro domestico, no? Da un lato. Dall'altro, quello che possiamo immaginare è che, anche se i maschietti cominciassero ad impegnarsi un filo di più nel lavoro domestico durante il lockdown, la quantità di lavoro domestico è assolutamente superiore a quella precedente il lockdown. Semplicemente perché siamo in di più a vivere a casa, siamo in di più a sporcare, siamo in di più a produrre domanda di lavoro domestico. In più, se considerate il problema dell'accudimento degli anziani, che nonostante il lockdown formalmente lo impedisca, però immaginate a pensare, io ho una mamma di 87 anni che abita a 22 km da casa mia, chi è che va a trovare 3 volte a settimana? L'assistente sanitario? No, ci vado io. Per cui se provate, perché non ho sorelle, se provate ad immaginare tutto il lavoro che è richiesto dall'accudimento degli anziani in questo frangente assolutamente delicato, dove se l'anziano non vede un familiare che pone in testa, ecco, questo aumenta il fabbisogno del lavoro domestico che in ipotesi è svolto in primo luogo dalle donne. Per cui anche se aumenta il coinvolgimento maschile in questo frangente,
L'aumento è risibile rispetto all'aumento complessivo di lavoro domestico che è richiesto in questo frangente qua. Per cui, se il cambiamento si verifica, è comunque un cambiamento risibile, secondo me. E anche se il cambiamento fosse più serio, ci dobbiamo chiedere, resisterà dopo che il mondo tornerà a funzionare normalmente oppure sarà una parentesi da cui non abbiamo imparato niente? Questa sarà una gran... Quale sarà la legacy di questa pandemia? Riusciremo a capirlo solamente fra molto molto tempo. Tra l'altro ne scriveva la presidente dell'Associazione di Storici Americani che lei non è molto d'accordo con chi sta cercando di fare delle analogie storiche dicendo la legacy la capiremo fra molto molto tempo. In questo momento siamo ancora nel mentre. Possiamo fare delle previsioni che sono fallaci o magari saranno geniali. Su questo, tornando sempre al prima, il rapporto generazionale. Come funziona il rapporto fra generazioni? Che tipo di scambio c'è tra le generazioni? Questo anche perché io volevo chiamare questa conferenza Mamma, quella è una fake news, però mi è stato bocciato perché, nel senso, di fronte a una generazione di boomer con cui stiamo vivendo, che tipo di rapporto anche possiamo, che tipo di scambio possiamo dare noi più abituati a utilizzare nuove tecnologie ai nostri genitori? Che tipo anche di aiuto possiamo dare al... ti vedo preoccupato Luca, questa è una domanda anche per il pubblico, nel senso, in questi giorni, vi chiedo, avete aiutato i vostri genitori nello smart working? C'è stato uno scambio su questo, un confronto magari maggiore? Allora, tornando invece alla domanda per te, come funzionava lo scambio generazionale? Come funziona lo scambio generazionale normalmente? Allora, io vorrei annoiarvi due minuti due per provare ad argomentare l'assoluto interesse dell'idea che hanno avuto Alberto, Lisa, Antonio e compagnia, cioè di provare a discutere dello stare in casa, no? Di quello che succede dentro le famiglie. Perché? Perché ormai sono passati 2 mesi dal lockdown, no? Grosso modo. Allora, non è vero che non sappiamo niente degli effetti prodotti dal lockdown. Noi sappiamo molte cose. Le cose che sappiamo sono quasi tutte rivolte ai macrosistemi. Noi, per esempio, sappiamo che il modello neoliberista della sanità non funziona, per esempio, no? È sotto gli occhi di tutti che il modello neoliberista che in Italia è assolutamente rappresentato dal modello lombardo funziona pochissimo. L'outsourcing, l'esternalizzazione dei servizi funziona poco perché lascia nel bisogno molte, molte, molte famiglie. Guardiamo quello che sta succedendo negli Stati Uniti d'America, no? E guardiamo invece quello che sta succedendo con il servizio nazionale nel Regno Unito. Allora, noi sappiamo che alcuni modelli di sviluppo mostrano la corda, no? Esposti a situazioni di stress mostrano la corda. Noi sappiamo benissimo che il mercato sta mostrando la corda, no? Non è vero che è facile convertire la produzione, tanto è vero che stiamo ancora aspettando le mascherine. No? Tutti quanti dicono che il capitalismo avanzato è un sistema economico in cui la riconversione nella produzione è veloce. Non è vero, in questo caso non è vero. La terza cosa la sappiamo, la scienza non risponde in modo tempestivo agli allarmi. La scienza ha bisogno di tempi lunghi. Quanto aspetteremo un vaccino? 2 anni stanno dicendo, no? All'inizio della pandemia si diceva 6 mesi, adesso siamo passati a 2 anni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la scienza ha bisogno di un investimento a lungo termine. Per cui la sanità neoliberista ha fallito, il mercato non è vero che è così flessibile come lo si immagina. Terzo, la scienza non può essere una scienza just in time, on demand. 3 cose le sappiamo. Queste 3 cose le sappiamo relativamente ai macrosistemi. Quello che non sappiamo, e qui sta la genialità, mi verrebbe da dire, dell'idea che Alberto, Lisa, Antonio ed altri hanno proposto. Quello che non sappiamo è come si sta nella vita privata. Cosa sta accadendo nella vita privata? Non lo sappiamo, anche perché abbiamo poco modo di dirlo. Allora, visto che siamo in tanti, io vorrei chiedere a voi, noi potremmo provare a discutere rispetto a quali sono i concetti che potremmo utilizzare per
dar da mangiare a questa nostra fame di conoscenza. Noi tutti siamo maledettamente curiosi di sapere come il virus sta impattando nelle situazioni familiari. Va bene, lo sappiamo, non lo sappiamo. Cosa ci serve per saperlo? Ci servono concetti. Quali sono i concetti che potremmo utilizzare per capire cosa sta accadendo? Ad esempio, Alberto proponeva il concetto di relazioni intergenerazionali, cioè come stanno disegnando, come si sono disegnate negli ultimi 10-20 anni in Italia le relazioni tra adulti e figli. Molte ricerche, ne ho passata una ad Alberto, vero? Ti ricordi Alberto? Molte ricerche fatte con survey molto complicate. Esempio questo libretto qua, no, che è un librone, sembrano dirci che il rapporto tra genitori e figli negli ultimi 30 anni è radicalmente cambiato rispetto al rapporto tra genitori e figli che si aveva fino agli anni 80, laddove anni 60, 70, 80 conflitto acceso, conflitto intergenerazionale, anni 90, 2000, 2010 pacificazione nelle relazioni, cioè i figli sono più concordi con i sistemi culturali trasmessi dai genitori e i figli sono più disposti ad affrontare con i propri genitori alcuni temi legati alla loro vita privata, cosa che negli anni 60, 70, 80 non accadeva neanche parlando. Per cui questa è un'idea, cioè è un concetto, la pacificazione dei rapporti intergenerazionali è un concetto che potremmo utilizzare per cercare di capire, per cercare di dare un nome a quello che sta accadendo oggi nelle vostre famiglie. Va bene? Allora, per esempio, le vostre famiglie stanno beneficiando della pacificazione delle relazioni intergenerazionali oppure a causa di questa convivenza forzata? A causa di questa convivenza forzata, la pacificazione che prima poteva darsi per scontata adesso comincia a diventare un problema, cioè si comincia a litigare di più. Va bene? Altri concetti potrebbero essere, per esempio, mi ero notato prima mentre Lisa parlava, allora il concetto di violenza è evidente, no? Nei nuclei poco funzionali la convivenza forzata mette a dura prova tutti, soprattutto le parti più deboli. No, per cui nelle famiglie che funzionano male è evidente che la violenza è sempre dietro all'angolo. Un altro concetto interessante che potremmo affiancare a quello di pacificazione dei rapporti intergenerazionali è il concetto di ricoabitazione, cioè il tornare a casa dei propri genitori dopo un periodo di tempo in cui si era vissuti o vissute al di fuori, no? Per vari motivi, per studio, per lavoro, per matrimonio. Dopodiché, dopo lo studio, dopo il lavoro, dopo il matrimonio, nel caso in cui alla laurea si arrivi senza ottenere immediatamente un lavoro, situazione comunissima. Nel caso in cui un percorso di lavoro venga interrotto, situazione comunissima. Nel caso in cui un matrimonio o una convivenza venga interrotta, situazione comunissima. Nel caso in cui tutto ciò accada, cosa si fa? Si torna a casa dei genitori, no? E che succede in quel momento lì? Cioè la ricoabitazione, come si struttura? Si struttura seguendo le linee che erano in vigore prima che il figlio o la figlia lasciasse la famiglia o si struttura su nuovi binari? E quanto questi nuovi binari risentono della forzatura della coabitazione? Cioè noi non possiamo uscire di casa, no? Quello che diceva Alberto prima, cioè dell'aiuto che voi probabilmente state dando ai vostri genitori nello svolgere lo smart working, questo per esempio è molto interessante perché potrebbe farci vedere come in epoca post-moderna, come si diceva con Alberto l'altro giorno, il metodo di produzione stia tornando al modello premoderno, cioè il luogo di lavoro e il luogo della famiglia corrispondono. No? Tutto, il lavoro si svolge nello stesso posto in cui svolgi la vita familiare. E dunque, se la casa è anche la fabbrica e se la fabbrica è anche la casa, tutti lavorano assieme, come si faceva prima della rivoluzione industriale, dove i bambini dai 5 ai 6 anni in su collaboravano con i loro genitori al lavoro sui campi o al lavoro per confezionare tessuti. Non so se qualcuno di voi ha letto Marx e non so se qualcuno di voi si ricorda Marx, no? Quando la casa era il luogo
di produzione. Oggi siamo in una condizione in cui la casa per molti, non per tutti, Alberto, per molti, non per tutti, è anche il luogo di produzione. E dunque, se la casa per molti di voi sta diventando il luogo di produzione vostra e dei vostri genitori, come voi siete coinvolti nel lavoro di vostri genitori? Siete coinvolti in questo caso? Se voi foste coinvolti, che nome potremmo dare a questo cambiamento? Io a questo punto... Concetti. Infatti rilancerei questo interrogativo, che secondo me è un interrogativo a cui possono rispondere parzialmente tutti, o perlomeno chi è ritornato o chi viveva già in casa con i propri genitori. Un elemento che per me è interessante, discutendo anche con amici, colleghi, compagni di corso e quant'altro, è proprio il ritorno per chi almeno come dire, è ritornato in famiglia, o per chi c'è costretto, anche se abitava già con i genitori prima, ma magari spendeva il proprio tempo o la maggior parte del proprio tempo fuori. Il ritorno ad una centralità della tavola come luogo metaforico, ma mi verrebbe da dire la tavola nel momento del pranzo, della cena, o nella cena per chi ha dei genitori che lavorano, se non lui o lei stessa, il ritorno alla tavola come un luogo di aggregazione familiare in cui diversi caratteri, diversi stili di vita si incontrano, perché mi rendo conto che, ad esempio, nella mia situazione personale, che ovviamente ho scoperto essere diversa dalla realtà di tante altre persone, è una realtà in cui ci troviamo sempre a tavola con gli stessi orari, il sabato e la domenica, mentre invece in altri momenti della giornata non ci incontriamo, ognuno mangia per sé, ognuno sta in luoghi diversi della casa a seconda di ciò che si deve fare, e quindi non ci si incontra barra non ci si scontra mai. Quello che dicevi tu prima, relativo proprio ad una ritorno alla coabitazione con, in questo caso, la famiglia, mi verrebbe chiedere se anche ai partecipanti, soprattutto ai partecipanti a questo incontro, quale è c'è un ruolo della tavola all'interno della riappacificazione o della rinascita di conflitti generazionali. Mi viene in mente, ad esempio, un conflitto politico, perché molto spesso ci si ritrova a mangiare con il telegiornale davanti, oppure c'è un elemento che qualcuno riporta, oppure un dibattito sulla tecnologia, nel senso, come dicevamo prima, c'è un ritorno alla casa come luogo di lavoro, come in età industriale. Mi verrebbe da dire quasi che c'è una relazione inversa, però, perché mentre nell'età industriale era il ragazzo giovane che andava a scuola dai propri genitori per imparare l'arte del mestiere, ora c'è, grazie o con la tecnologia, un'inversione di tendenza, cioè è quasi un rapporto che si crea inverso tra il ragazzo giovane che ha più competenze a livello tecnologico, che si vede il proprio genitore, il proprio partner o quello che è, gli si rivolge una richiesta di aiuto, da chi invece ha più anni e si vede in difficoltà con il computer, con la videochiamata. Quindi io veramente chiederei a tutti, perché sono estremamente curiosa di sapere quali sono le proprie esperienze in merito. Posso dire una cosa, Lisa? Certo. Allora, io vedo che, leggendo i nomi vostri, io vedo che qualcuno di voi, mi pare di riconoscere il nome di qualcuno di voi, perché l'ho conosciuta a sociologia, Caterina Bianchini, Francesco Eugenio, eccetera, Agnese, Antonio, e poi c'è anche Marco Bittolo, ciao Marco! Ecco, bella Marco, eccetera, eccetera.
Giovanni, vabbè, c'è anche Giovanni, da 30. È arrivata una rockstar adesso. Ma ha alzato anche la mano, Vittorio. Eccolo lì, Marco. Chi frequenta un po' la sociologia ha capito che è molto difficile immaginare effetti di impatto del coronavirus indipendenti dalle stratificazioni sociali, no? Perché è evidente. Per cui, ad esempio, quello che diceva Lisa ha senso se i genitori sono in telelavoro. Ma se i genitori non sono in telelavoro perché appartengono a settori produttivi in cui il telelavoro non è possibile, è evidente che quello che diceva Lisa non può accadere. Ma ancora, dipende dal fatto che i genitori siano meno occupati. Nelle famiglie a forte disagio di tipo economico, dove il lavoro non c'è, hai voglia te a dire il telelavoro, il lavoro non c'è, per cui se non c'è il lavoro non c'è neanche il telelavoro. Oppure ancora, le famiglie in cui sono presenti più figli, le capacità, le eventuali capacità tecniche dei ventenni devono essere al servizio dei figli più piccoli, che devono seguire le attività scolastiche, altro che dei genitori, no? Per cui dipende dal tipo di strutture familiari, dipende dal tipo di stratificazioni familiari, dipende dal tipo di capitale, di risorse che ogni famiglia ha al proprio interno. Per cui dire che esistono effetti validi per tutte le famiglie mi pare che sia difficile. Forse un effetto, uno, lo possiamo immaginare come trasversale a tutte le famiglie, che è quello della ricreazione in casa di una distinzione netta tra pubblico e privato. Siccome non possiamo uscire, no? Trasformiamo l'ambiente domestico individuando alcuni spazi come spazi pubblici, il salotto di cui parlava Lisa, però riservando alcuni spazi come spazi privati, perché altrimenti non si può vivere, no? Per cui, e non è detto che gli spazi che prima erano pubblici rimangano spazi pubblici, e non è detto che gli spazi che prima erano privati rimangano spazi privati. Va bene? Leggevo, come ho detto ad Alberto tempo fa, nel Corriere, di questi intellettuali italiani, scrittori e romanzieri, che abitano a casa con le loro famiglie e con i propri figli. Questi romanzieri, questi scrittori, queste scrittrici non possono scrivere in salotto come facevano prima. Perché? Perché in salotto ci sono i figli. E dove vanno a rintanarsi? In bagno o in camera? Vabbè, per cui il salotto, da spazio pubblico di tutti, è diventato spazio privato dei bambini, no? E la camera, da spazio privato dei bambini, è diventato spazio pubblico dei genitori. Per cui una cosa molto interessante, dal momento che non possiamo più dire casa spazio privato, fuori casa spazio pubblico, perché fuori casa non ci possiamo andare, dobbiamo capire come la divisione tra pubblico e privato si sta ridefinendo dentro le nostre case. E questo è molto interessante. Perché se noi, adesso magari proviamo a fare un giro di esperienze, se noi stiamo osservando alcune ridefinizioni della divisione pubblico-privato nelle case in cui abitiamo, la prima domanda che ci dovremmo fare è: chi definisce le nuove regole con cui si possono usare gli spazi? Gli adulti, i figli, tutte e due, la parte maschile, la parte femminile. Per cui chi definisce come la divisione pubblico-privato viene ridefinita all'interno degli spazi domestici. Questo è molto interessante, ammesso che sia vero che ciò accada in tutte le famiglie. Secondo me è ragionevole pensare che in tutte le famiglie alcuni spazi diventano pubblici, altri spazi diventano privati. Non so, voi cosa dite? Nelle famiglie, nelle situazioni in cui state vivendo, forzatamente, vedete che sta succedendo qualcosa di interessante che prima non potevate osservare, cioè pubblico, privato, privato, pubblico. Mi taccio. Io, se posso, dico due cosine relativamente alla mia esperienza. Io purtroppo non sono rimasta a Padova per una strana coincidenza, ovvero avevo un giorno fissato per tornare dai miei, ma in quell'esatto giorno hanno vietato ai fuori sede, tra virgolette, di tornare alle proprie case. Di conseguenza non potevo prendere un treno per tornare a casa mia. A casa mia ci sono i miei genitori e mio fratello, che ha 17 anni, quindi in piena adolescenza, mentre
quello che a me sta succedendo in questo periodo, ad esempio, è una sorta, è quello di stare in una sorta di pendolo tra il continuo e costante senso di colpa per non essere tornata, ma allo stesso tempo consapevole che se fossi tornata, in qualche maniera sarebbe stato molto peggio, sia per i miei, sia per me ovviamente, che per i miei genitori. Ad esempio, quello che dicevi prima era il fatto che il rapporto, la relazione tra me e i miei genitori ovviamente si è in qualche maniera è cambiata da quando appunto sono arrivata all'università, mi sono trasferita, perché in qualche maniera sono, sì, sono cresciuta, ma loro ogni volta che torno a casa agiscono con me in, come se fossi ancora nella stessa situazione di 3 anni fa, ovviamente. Non so se riesco a spiegare questo concetto, nel senso, io mi sentirei, cioè arrivo a casa, se dovessi essere stata a casa per 1 mese e mezzo, mi sarei sentita veramente in gabbia, ma non ne faccio una colpa ai miei ovviamente, ma perché appunto non, ci sarebbe stata una sorta di discrepanza tra il modello che ho io in mente di come dovrebbero loro trattarmi e il modello che hanno loro in mente. Allo stesso tempo vedo mio fratello, che lui ha 17 anni, come ho detto prima, vive in casa e segue le lezioni e non è cambiato assolutamente nulla del loro rapporto, se non le cose che magari erano difficili da gestire, perché appunto fratello in piena adolescenza, molto, ad esempio, molto chiuso, lui sta sempre chiuso in camera, quello è il suo spazio, segue le lezioni, gioca alla PlayStation, per dire, e il tra virgolette, conflitto tra adolescente e genitore non è migliorato, anzi, è in qualche maniera si è si è insomma massimizzato, tra virgolette. E c'è questa situazione, quindi io che mi sento continuamente in colpa, ma allo stesso tempo so che sarebbe stato un disastro tornare. Magari raccogliamo un po' di... C'era Giovanni, che io adesso sto dando la parola a Giovanni Milauro, che aveva scritto in chat che voleva parlare, giusto Giovanni? Sì, grazie. Ad esempio è interessante quello che hai detto sulla gestione degli spazi. Nella mia esperienza è una cosa molto critica. Ad esempio io condivido la camera con mia sorella da praticamente sempre, no? Soltanto che una volta cresciuti abbiamo cominciato sempre a stare meno in quella camera, perché ovviamente avevamo bisogno dei nostri spazi privati. Adesso che sono via ormai da 4 anni, scendere giù, tornare a casa con questa mancanza di spazio privato è un po' un'angoscia, nel senso che è difficile stare in camera con una persona così diversa, perché ci siamo, no, diversificati col tempo, diciamolo, siamo cresciuti molto banalmente e siamo praticamente 2 giovani adulti. Lei ha 19 anni, io ne ho 23. E questa convivenza è molto strana, perché l'ultima volta che abbiamo veramente convissuto è a 4 anni fa. Praticamente è come veramente convivere con un'altra persona. E si accusa molto questa cosa, questa faccenda. E credo che, come il mio caso, molti altri casi sono casi molto molto simili. Allora, vorrei dare la parola, c'è Dania Dorotei che voleva parlare. Giovanni, va bene così o volevi aggiungere qualcosa? Okay. C'era anche Marco ad una certa che voleva parlare. Okay. Facciamo parlare Dania? Ciao! Mi sentite? Sì. Ok. Ciao a tutti. Nulla, volevo intervenire in merito a quello che ha detto Agnese e spero che lei non si dispiaccia. In realtà è un intervento che abbiamo, cioè una conversazione che abbiamo avuto un sacco di volte io e lei. Agnese, come tantissimi altri coetanei miei,
trova come un senso di colpa, appunto lei parlava di un senso di colpa che io non riesco a capire bene, non riesco a spiegarmi come mai appunto le nuove generazioni provano un senso di colpa nel lasciare la famiglia nonostante lo stiano facendo con tutti i crismi più convenzionalmente accettati, quindi uscendo di casa bene, andando all'università, insomma non scappando, diciamo così. Anche in questa situazione io non capisco perché un senso di colpa forse ancora maggiormente, ancora più potente, diciamo, perché non sei neanche, sei anche giustificato a dover rimanere a casa. Non so se mi sono spiegata. Sì, penso di sì. Adesso ammutolisco Dania, che ovviamente ha fatto un intervento pacifico. Ma Agnese, no, mi auguro che... Sì, ma poi voi vi sentite. Che... No, infatti, per carità, mica perché dovrei offendermi, anzi. Ah, no, ok. No, ma parlavo di Agnese come parlo di tantissimi altri ragazzi che ho conosciuto. Certo. E non capisco questa cosa. Ok, adesso te la spieghiamo. Marco, chi è il Marco che voleva parlare? Vai. Ok, vai. Posso parlare? Mi sentite? Sì. Ciao a tutte e tutti. E vi chiedo scusa chiedo scusa in anticipo se magari dirò qualcosa che è già stato detto all'interno del meeting, perché sono arrivato in ritardo, come al solito. Può confermare anche Luca. E, no, niente. E ringrazio ovviamente l'organo di Scienze Umane per averci dato la possibilità di fare questo meeting molto interessante. Una cosa su cui volevo porre l'attenzione prima in merito a quello che hai detto, Luca, tu hai utilizzato, vabbè, a parte la questione dei diversi concetti che possiamo utilizzare per leggere questo fenomeno, no? Delle famiglie ai tempi del Covid-19, tu hai voluto utilizzare il concetto della pacificazione come lettura, un po' le cose che vengono fuori come fenomeni. Io, al contrario, avrei utilizzato sinceramente, un po' per via del bias, dato che stavo studiando allievi fino a un'ora fa, io avrei utilizzato forse un po' di più il concetto di conflitto proprio, perché in merito alla mia situazione posso dire che il fatto di essere rincasato e quindi aver dovuto appunto tornare a vivere con i miei, anch'io come Agnese sono rimasto fuori casa da Padova, però, cioè io sono tornato, dopo dovevo rientrare, ma il giorno prima del rientro mi hanno chiuso fuori praticamente per via della differenza regionale, e il fatto di stare a vivere con i miei 2 mesi ha acuito i conflitti che erano già presenti all'interno della famiglia. Il fatto che i miei non potessero più andare a lavoro ha scombussolato una serie di orari che prima erano routine, e forse anche questo non si vede, cioè non creavano conflitto proprio perché era diventata routine. E devo dire che ho dovuto cambiare le mie abitudini di quando rimanevo a casa. Prima magari, non lo so, passavo qua a casa un giorno, 2 giorni al mese, e potevo stare un po' dove volevo. I miei lavoravano entrambi, non avevo nessun problema, potevo anche stare in camera, in bagno, in salotto, a fare i miei porci comodi. Ora invece, da 2 mesi a questa parte, l'ultimo mese mi sono trovato costretto a spostarmi nel basamento, nel sotterraneo di casa, dove mio padre ha il suo studio, e sullo sfondo si potete vedere che è un po' un casino perché è una specie di magazzino. Io mi sono dovuto praticamente costruire una specie di insenatura all'interno della casa per poter stare per conto mio, dove invece altrimenti sarei dovuto stare in salotto con i miei che girano tutto il giorno, si fanno i cavoli loro perché loro non mi considerano neanche più parte della famiglia praticamente, cioè loro stanno seguendo i loro ritmi biologici come se io non ci fossi. Perché ormai erano abituati in questo modo qui, ovviamente problematiche che loro non si pongono, anche situazione familiare di un certo tipo, e ecco, cioè, per questo che io, a parte
che ho avuto una sfuriata prima, nei giorni precedenti con i miei, proprio per questo motivo, e proprio per questo voglio utilizzare il conflitto anziché la pacificazione. Ecco, oltretutto volevo chiederti, è già presente all'interno del contesto universitario, del contesto accademico, qualcosa che ci parli appunto del cambiamento che è avvenuto all'interno delle famiglie in Italia qua da 2 mesi a questa parte? Perché, piccola parentesi, poi chiudo, ho ricevuto questa cosa qui, una mia amica, che lei, vabbè, sta studiando un PhD in biologia, mi pare, a Torino, e mi ha detto che studiando antropologia, una sua docente gli ha dato questo libro che è già uscito di 200 pagine, che parla appunto dei cambiamenti della famiglia ai tempi del Covid. E non so, domando poi, vabbè, mi taccio perché ho già parlato troppo, scusate, sono Roberto, ecco. Ciao. Allora, prima di dare la parola, Daniele Rocco, mi pare che riesci a farti vedere in video, anche così magari ti vediamo. Eccolo. Ecco. Allora, Daniele, perché non riesco ad ammutarlo? Ok. Ecco. Aspetta un attimo, Daniele. Allora, sì, sì. Proviamo a fare questo esercizio. Allora, un conto è raccontarci quello che stiamo vivendo, come ha fatto Marco, come ha fatto Agnese, come in parte ha fatto Dania, e come farà sicuramente Daniele, come farà dopo Murphy. Un altro conto, che è la cosa più interessante, è provare a dare un nome a queste cose qua. Cioè, come le chiamiamo? Il fatto di dover traslocare in cantina, come Marco, no? nel ripostiglio del papà, perché lui non è più parte della famiglia. Come si chiama? Cioè, quali concetti potremmo usare per dare significato a questa esperienza che tutti noi stiamo vivendo? Per cui raccontiamoci, ma poi proviamo a fare uno sforzo per capire come le chiamiamo queste cose. Daniele, vai. Ok, io volevo aggiungere una cosa a quello che aveva detto Giovanni. Nel senso, lui condivide la stanza con la sorella e anch'io, solo che la mia è più grande, a differenza sua. E nella prima parte della quarantena mio padre è stato a casa da lavoro, quindi tutte le stanze della casa erano occupate, il salotto, la cucina e camera mia, visto che c'era mia sorella che ormai ha finito l'università e sta qui, e io sono stato costretto a spostarmi nella camera dei miei genitori, occupandola praticamente mattina, pomeriggio e sera, e usando quella stanza come mia, stravolgendo gli equilibri familiari, diciamo. Ok, grazie. Mi pare che ci fosse Murphy. Dov'è Murphy? Dov'è? C'era una con la mano alzata, vedo più. Murphy! Okay. Eccomi. Mi sentite tutti? Ok. Ciao. Io rappresento una situazione che penso sia un po' l'eccezione rispetto a chi è qui stasera, nel senso che in questo momento non mi trovo a casa dei miei genitori, ma mi trovo a Padova con alcune mie coinquiline. A me è molto colpito il riferimento alla trasformazione di spazi pubblici e privati, anche perché la stanza in cui mi trovo adesso non è né una stanza comune né la mia camera da letto. Io sono in una delle doppie di questo appartamento. In questo momento, cioè da un mese, da quando è iniziata, diciamo, questa specie di quarantena, in camera con me, oltre che alla mia compagna di stanza solita, c'è anche la sua ragazza, quindi praticamente la doppia è diventata una tripla. Quindi praticamente quello è diventato il centro della casa, perché siamo in tre a vivere lì dentro, e invece questa stanza in cui sono ora è la stanza di una nostra inquilina che è appunto a casa dei genitori. Quindi cosa è successo? Che la sua camera, che era l'unica singola della casa, è diventata una specie di secondo salotto, per cui noi in pratica, se abbiamo videochiamate, lezioni da seguire, ci spostiamo di qua, in una stanza che originariamente non era né comune né una delle nostre stanze, per cui ha totalmente cambiato scopo. Cioè qui andiamo dalle conferenze alla lezione di Pilates, con le cose che facciamo qui dentro, quindi tutt'altra cosa. E invece volevo fare una piccola riflessione sul se fosse stata a casa dei miei. Allora, la mia situazione è più o meno l'opposto di quella di Agnese, nel senso che io, fatalità, sono tornata qua a Padova 2 giorni prima che venisse bloccato tutto quanto.
e non sono volutamente tornata a casa dei miei perché sapevo che loro per diverso tempo mi avrebbe fatto impazzire, cioè al 100% nell'arco di pochi giorni. Io sono figlia unica, quindi non avrei avuto il problema del dividere le stanze. In generale, la nostra casa è abbastanza grande rispetto al nucleo familiare perché siamo soltanto in tre, per cui i nostri spazi li avremmo anche avuti. Però il fatto è che io comunque non vivo con i miei praticamente da 5 anni e la mia cameretta, che è appunto una cameretta di una bambina, di una ragazzina, è rimasta quella di 5 anni fa. Per cui anche per i pochi periodi in cui sono rientrata a casa, magari per le vacanze, Natale, vacanze estive e così via, io non mi sono mai riappropriata di quello spazio, è sempre rimasto come 5 anni fa, per cui con i peluche, con i vari libri per ragazzi e così via. E ad esempio la mia scrivania non è neanche più utilizzabile perché è ricoperta di una serie di cose accumulate nel tempo che vengono buttate lì come magazzino. Quindi io avrei avuto un mio spazio, però sarebbe stato uno spazio che non era mio, era della me di 5 anni fa. Quindi penso che per me sarebbe stato molto difficile riuscire a ritrasformarlo per renderlo di nuovo mio e non essere io a regredire alla me di 5 anni fa. Quindi secondo me c'è anche quella una cosa da valutare, perché nel tornare a casa non solo magari dobbiamo dividere spazi che prima non dividevamo o farli in un modo nuovo, ma ci troviamo anche a confrontarci con quella che era la nostra vita di diverso tempo fa e a doverle in qualche modo riadattare al modo in cui siamo cambiati, a prescindere dal fatto di avere il nostro spazio privato o no. C'è Noemi che voleva lasciarci un contributo. Ok, ciao a tutti. Io invece vorrei, siccome anche io sto riflettendo molto in questo periodo riguardo a questi concetti, insomma, di cambiamenti di in generale, cioè riguardanti la mia famiglia, chiedo un po' se discostino da tutte, diciamo, le vostre esperienze, anzi, grazie di averle condivise intanto perché mi stanno dando molti spunti di riflessione. Io, allora, premetto che noi siamo in 6 in famiglia, io sono... siamo 3 sorelle e 1 fratello e in realtà io sì, sono al secondo anno di università e faccio da pendolare perché abito soltanto a mezz'oretta da Padova, quindi non ho mai avuto la possibilità, cioè in realtà non mi è neanche mai venuto in mente di trasferirmi, insomma, e, però sto vedendo che in generale ci stiamo... riconciliando, nel senso che essendo anche una famiglia molto numerosa abbiamo sempre, proprio per avere i nostri spazi, abbiamo sempre cercato di uscire fuori casa, come si diceva prima, insomma, il mio spazio privato era uno spazio che era al di fuori di casa mia, anche se si limitava a una giornata, massimo 2, molto spesso tendiamo anche a rimanere comunque più di un giorno fuori dai miei compagni di corso a Padova, proprio per ritagliarmi un po' di spazio per me. Tuttavia sono, devo dire, molto contenta, se voglio parlare della mia esperienza in questo momento, perché sto vedendo proprio che è come se ci stessimo riequilibrando tutti. Tutti noi 4 fratelli abbiamo vite molto diverse, molto frenetiche, tendiamo sempre appunto tutti a stare fuori casa, invece credo che comunque riusciamo ad essere in equilibrio, ecco, tanto che ritengo fortunata, tra l'altro, perché abbiamo una casa molto grande, io abito in campagna e pur essendo in 4 fratelli ognuno ha la propria camera, quindi diciamo che vedo anche la necessità, la voglia di, tra noi 4 fratelli, ma anche con i miei genitori, di riunirci a tavola quando si vuole parlare, discutere, stare insieme, però allo stesso tempo abbiamo anche la possibilità stare nel nostro, quindi di ritagliarci del tempo per noi all'interno della nostra casa e all'interno delle nostre stanze, camere da letto, insomma. C'è Francesco. Ok, ora parte. ciao a tutti.
Sono Eugenio comunque. Non ti preoccupare. Più che altro volevo parlare della mia esperienza che è un po' diversa da tutte le altre, perché come Agnese sono rimasto a Padova, forzatamente. Diciamo che all'inizio non c'era nemmeno l'intenzione di ritornare, poi pian piano però diciamo che me ne sono pentito. E più che altro la mia situazione è diversa perché ovviamente non sto né in una casa con altri coinquilini come Murphy, né in casa con i miei, ma sto in una residenza universitaria, quindi comunque diciamo non è una situazione familiare per così dire, però è una situazione che ha tanti nuclei familiari divisi per stanze e sotto lo stesso tetto. E diciamo che ho osservato due fenomeni, che il primo sono, diciamo, opposti questi fenomeni. Diciamo che le persone ho visto che rispondono in maniera diversa a questo isolamento forzato, almeno nella mia residenza. Ci sono le persone che tendono a isolarsi totalmente, quindi non le si vede quasi mai, e ci sono persone invece che sfruttano qualsiasi spazio, e infatti proprio perché parlavamo di spazi e di, diciamo, la rivoluzione nell'uso degli spazi di casa, che usano qualsiasi spazio, come ad esempio la sala dove mangiamo, per studiare, per stare in comunità. Ogni scusa è buona per stare insieme, quindi c'è questa ricerca proprio dell'altro. E secondo me è dettata proprio da questa distanza dalla famiglia. Cioè siamo tutti ragazzi nella stessa identica situazione, cioè distanti dalla propria famiglia, e stiamo cercando di rivoluzionare qualsiasi spazio e posto pur di stare in comunità, o all'opposto di isolarci completamente. Chi tocca adesso? Moderatore 1, chi tocca? Allora, adesso c'è Marcello. Aspetta che c'era Dania che voleva una precisazione, se non sbaglio. Ma intanto diamo la parola a Marcello, poi Dania, devi parlare o no te ancora? Dopo, ok, già sta Marcello. Antonio, dà la parola a Marcello. Non lo vedo, eccolo qua, ok. Eccomi, mi si sente? Perfetto, perfetto. Ciao a tutti. E niente, io volevo fare questo piccolo pensiero un po' pensando alla mia situazione, ma anche a quella, insomma, anche di altre persone più o meno coetanee con cui ho parlato e anche, insomma, vedendo i telegiornali, eccetera, cioè sulla reazione che si è avuto in questa situazione anche a livello familiare e a livello generazionale, no? Cioè, mi è venuto in mente una ricerca che il professore ci aveva mostrato a lezione, cioè la ricerca che parlava della socializzazione al cambiamento, insomma, alla precarietà, ecco, mi è venuta la parola, alla precarietà, no? E io, ad esempio, l'ho vista molto sul modo di vivere questa situazione, cioè io e mio fratello, che ha 18 anni, 19 anni, abbiamo vissuto, insomma, questi diversi cambiamenti in maniera più tranquilla, sarà anche per le minori forse responsabilità che abbiamo rispetto ai nostri genitori. Però sia mia madre, magari con il rapporto complicato con i mezzi di comunicazione, sia mio padre che lavora in ospedale, quindi comunque questa situazione di ansia per questo cambiamento così rapido e improvviso, superiore rispetto alla nostra, l'ho vista. E in maggior ragione anche vedendo proprio appunto il modo in cui hanno anche reagito al problema i diversi paesi in Europa. Cioè qua noi in Italia, come diceva la ricerca, se non ricordo male, siamo meno preparati al cambiamento, siamo meno abituati alla precarietà dello stato delle cose e a maggior ragione i nostri genitori. Ecco, niente, semplicemente era questo collegamento che mi era venuto e che credo che appunto possa essere interessante anche per analizzare appunto tutte queste situazioni che stiamo vivendo e anche proprio i rapporti con i nostri genitori o comunque le persone di un'altra generazione con cui siamo vicini in questo momento. Ecco, grazie mille.
Io non ho altri interventi in questo momento, quindi forse Dania, se volevi... Nemmeno io ho altri interventi. Ah, Dania voleva fare una cosa, no? Cioè, sì, fa, volevo... Dire una... Mi dire. Sentite? Sì. Nulla, volevo... dato che lei ha detto giustamente di provare a dare un nome alle cose, no? Con il dizionario della sociologia. Volevo legarmi a quello che ha detto Murphy e ricollegarmi a quello che ho detto io inizialmente, switchando un attimino dal tema su cui siamo ora. No, anch'io sono arrivata in ritardo come Marco, per cui non so se l'avete già detto, magari anche sì, perché è un must della disciplina e va bene, però mi viene in mente una cosa che è la confusione e la contrattazione obbligata dei ruoli. Obbligata in questo caso perché appunto imposta da una quarantena. Quello che diceva Murphy del tornare a casa e di trovare una cameretta di 5 anni che ti fa sentire a disagio e non volerla intorno a te, non è essere viziato ad una vita che per forza deve essere come dici tu, ma è semplicemente stare bene con se stessi, e ci credo che appunto nella tua cameretta di 5 anni fa magari anche no, e preferisci rimanere in un posto dove stai costruendo, come potrebbe essere lontano dai tuoi, appunto, con le tue coinquiline, eccetera. E, quindi mi pare che la quarantena sia un po' come l'esasperazione di una cosa che avviene naturalmente sempre, e tante altre cose, è anche questo. Ovvero, questo è un discorso sempre molto uscito con Agnese e Laura, che non c'è, però vabbè, la cito. Mi sento in colpa perché i miei mi dicono torna dai, non ci vediamo da un po', esempio, roba che io i miei, cioè se non li vedo per 40 anni sto una crema proprio, ma a parte io che ho una situazione particolare ho sempre appunto poi riscontrato questo invece nelle mie amicizie e frequentazioni. Quindi nulla, quello che secondo me accade ed è in parte esasperato ed esasperazione della quarantena è il dover tornare a casa e il dover ridefinire i propri ruoli, perché i tuoi genitori ti prenderanno come un bambino, perché non realizzano che tu sei un adulto e tu non puoi fare altro che comportarti come quello che sei diventato ora, che è il tuo adulto. Se non si vuole arrivare al conflitto e non c'è modo di dibattito, una parte o l'altra deve ricontrattare forzatamente quello che è il proprio ruolo, quindi mettendosi un gioco e tornando e diventando un genitore un po' più comprensivo, come non so, mi può venire in mente una situazione in cui tu col tuo ragazzo non ci puoi mai dormire, non ci hai mai dormito, quello che fai fuori casa non mi interessa, che è un classicone per citare, e mo magari tanti genitori hanno detto vabbè, che ti devo dire, magari c'hai 26 anni, sì, stai con... Ciao! Vabbè, scusate, salutavo, vabbè, è tanto che non vedo tutti, scusatemi. Comunque, tornando, magari appunto c'hai 26 anni, è corretto che tu dormi col tuo compagno, anche in questo caso forzatamente sotto casa dei tuoi genitori, però fino a che punto è corretto? Cioè, dal punto di vista dei tuoi genitori, no, cioè, non ci dormi in casa col tuo amoroso, e invece mi piego, mi sforzo di comprendere e di venirti incontro e capire che. E questa cosa, secondo me, porterà ad un sacco di violenza, tornando alla violenza, perché non tutti hanno gli strumenti per arrivare a un compromesso e non tutti hanno gli strumenti per dire è una situazione straordinaria, devo comportarmi in modo straordinario, devo diventare una persona che ragiona e che mette razionalità pura nei miei movimenti in casa. Io sto condividendo in questo momento la casa con il mio ragazzo, con cui sto anche relativamente da poco, per cui c'è situazione strana, e il suo coinquilino, che chiaramente conosco da poco anche lui per ovvie ragioni. E io quello che faccio è sforzarmi proprio ricordandomelo che sono in quarantena e che mi devo comportare in un certo modo, mantenendo un determinato ordine forzato e prendendomi determinati spazi miei che appunto io mi ricordo che mi devo prendere ricontrattando sempre comunque con l'altro lo spazio suo, cioè non so se mi sono spiegata. E niente, volevo solo appunto aggiungere questo. Allora, posso fare di due cose, raga? Allora, proviamo a fare un po' di ordine. È possibile provare a fare un po' di ordine? Dunque, una prima importante distinzione che io vi propongo di provare a fare è quella tra
la narrazione pubblica della convivenza forzata a causa di coronavirus e le esperienze concrete di convivenza forzata. Allora, se voi, non so se avete fatto caso, però esiste già, si è già formata una narrazione pubblica che possiamo leggere nei giornali, possiamo sentire in TV, e sarà la prima narrazione che diventerà opera d'arte, cioè film, fiction, eccetera, che è quella finalmente si ritorna a riassaporare la cara vecchia famiglia, finalmente si ritorna a vivere secondo, sì, Marco, ho capito, però è come dire, è evidente, la troviamo dappertutto, che è esattamente l'opposto di quello che diceva Dania. Ma Dania, esiste una narrazione che è diventata egemone, e questa potremmo pensare, tra poco, di studiarla come narrazione egemone, cioè come una produzione discorsiva il cui obiettivo è quello di riabilitare una situazione familiare che prima del coronavirus mostrava la corda. Abbiamo mostrato i dati prima, no? I dati dicono che le famiglie si restringono sempre di più. I dati dicono che le famiglie con figli conviventi sono meno di quanto erano 20, 30, 40 anni fa, e sono sempre di meno. I dati dicono che le italiane fanno sempre meno figli, e dunque si va verso ad una situazione di, come dire, atomizzazione estrema, va bene? Ecco. La narrazione che di fronte a questo trend sociodemografico si sta imponendo è quella di dire: il coronavirus ci ha fatto assaporare quello che avevamo dimenticato o che stavamo per dimenticare, cioè la bellezza dei legami primari in famiglia. D'accordo? E questa è un tipo di analisi che potremmo fare. Cosa sta producendo questa coabitazione forzata nel modo in cui il paese racconta se stesso? Bene, primo. Secondo, che è completamente diverso, le pratiche concrete di convivenza, no? Le pratiche concrete di convivenza. Adesso, nessuno di voi è genitore, vero? Non credo. Se ci fosse qualche genitore, ovviamente di fronte a quello che dice Dania, si arrabbierebbe, no? Dania, lo puoi capire che quello che tu dici riflette il punto di vista della generazione tua, che si contrappone al punto di vista probabilmente della generazione dei tuoi genitori, no? Per cui dire quello che sta accadendo dipende da chi lo dice. Va bene, per cui... Scusa Luca, se ti interrompo, ma c'è tipo il tuo audio che è lontanissimo. Ah, mi devo avvicinare. Okay. Okay. Ecco, allora, potremmo immaginare di fare ricerche. Quando Marco dice ad antropologia danno già i libretti, questi libretti cosa sono? Sono raccolte di storie, sono raccolte di narrazioni. Queste narrazioni oggi sono insufficienti per farci capire cosa sta accadendo. Queste narrazioni devono tradursi in concetti, va bene? Devono sedimentarsi in concetti. Perché se no, alla fine di oggi, anche noi potremmo pubblicare un libretto con le vostre storie. Ma a cosa ci servirebbe un libretto con le vostre storie? Ci servirebbe a capire che il modo con cui il virus sta impattando nelle famiglie è diverso in base alle esperienze diverse. Ma cosa significa questo? Guardate che se noi rimaniamo a questo livello qua aneddotico, tra 3 mesi ci siamo dimenticati tutto. Tra 1 anno ci siamo dimenticati tutto. Se c'è un modo grazie al quale queste esperienze qua si possono tradurre in conoscenza collettiva, è quello di trasformarle in concetti scientifici. E ci vuole tempo, tanto tempo, non basta una raccolta di storie, bisogna stare lì, pensare, capire cosa è già stato detto, vedo che Giovanni ride, capire cosa è già stato detto, capire quello che le vostre esperienze aggiungono a quello che è stato detto. Che sensatamente potremmo cominciare a fare è di dire: ok, i miei coetanei dai 20 ai 26 anni non si sente. Come se il microfono fosse coperto, ad una certa si inizia a sentire sempre un po' più lontano. Pensa a te. Adesso come va? Uguale? Va meglio? Allora, per esempio, potremmo cominciare a dire: raccogliamo le storie in base a chi le racconta. Per esempio, 20-26 anni, cioè la generazione dei figli,
che se ne erano andati e che adesso il virus obbliga a condividere lo spazio della famiglia, questi hanno storie che potremmo immaginare come storie con una certa omogeneità, al di là della pacificazione o meno. Cioè, voi siete dei soggetti che stanno vivendo una ricoabitazione, va bene? Forzata, non la potete scegliere. Una ricoabitazione. Allora, per esempio, come è stata studiata la ricoabitazione in sociologia, in psicologia, in antropologia fino adesso? È stata studiata, quello che si può dire, è che è stata studiata a partire da un concetto importantissimo, che è quello di estraneità. Chi andava a coabitare con un nucleo familiare era l'estraneo, la nuora, lo sposo o la sposa. Cioè c'era sempre una persona sconosciuta ai membri della famiglia che andava ad abitare con quella famiglia lì, no? Il vostro caso, e in sociologia questo si chiama ricoabitazione. Bene. Questo non è il vostro caso, perché voi siete noti in famiglia, no? Probabilmente siete noti rispetto a quello che eravate qualche anno fa, però voi non vi potete avvantaggiare della condizione di estraneo rispetto alla famiglia, perché voi non siete estranei, per cui le vostre esperienze potrebbero essere studiate come esperienze di ricoabitazione in cui l'elemento centrale dell'estraneità è assente. Questo è importantissimo, perché qui si potrebbe produrre conoscenza nuova. Oppure, invece che le vostre storie, sarebbe interessante ascoltare quelle dei vostri genitori. Come vivono i vostri genitori il fatto che vi hanno tra i coglioni 24 ore al giorno? Va bene? In questo caso avremo bisogno di altre categorie, di altri concetti per dare peso e per fare in modo che le storie dei vostri genitori si possano sedimentare in conoscenza collettiva. Se non facciamo questo, fra un anno ci siamo dimenticati tutti. E allora forse la cosa più semplice, e mi scuseranno gli amici e le amiche che studiano psicologia, la cosa più semplice da fare è di studiare questo momento sotto un punto di vista psicologico, cioè che tipo di disagio produce o che tipo di malessere produce. È abbastanza semplice, mi viene da dire, so che gli psicologi e le psicologhe presenti adesso mi odieranno, però capire il tipo di effetto nel benessere quotidiano che è abbastanza facile. Ma cosa resterà di quel portato psicologico quando la crisi sarà finita? Cosa resterà nella memoria individuale perché diventi collettiva? Questa la psicologia difficilmente ce lo potrà dire. Occorre un altro tipo di scienza sociale, magari occorre l'antropologia, magari occorre la storia, che parlo con Alberto Botte, magari occorre la sociologia. E ci vuole tempo, bisogna. Mezzi limitati. Vai via l'audio, non so perché. Oppure facciamo così adesso, provo a collegarmi con l'altro PC, voi andate avanti, io mi assento due minuti. Ok, io so che c'è Caterina Bianchini che vorrebbe intervenire, se non c'era qualcun altro, però non so se Antonio ha qualcun altro in lista. Tra No, Caterina può intervenire, non c'è problema. Anche se adesso, vabbè, è sparito il prof, però si ricollegherà, immagino. Forse bisogna toglierla. Ah, giusto. Ah, okay. Sì, no, ma mi sentite? Sì. Ok. Vai, Kate. Niente, in riferimento a quello che è la mia situazione, faccio un riassunto molto breve. In casa sia io che mio fratello siamo fuori sede, perciò ritorniamo solo vagamente nei weekend, comunque abbiamo entrambi attività anche in quei due giorni, perciò stiamo e non stiamo a casa. Ma la questione qui sta diventando più o meno questa. Mio fratello studia medicina, i miei leggono un sacco di articoli e il problema sta diventando capire quali possono essere abbastanza, come dire, scientifici e riconducibili al vero per la medicina e quali invece per una persona che non ha conoscenze mediche possono sembrare validi, ma in realtà non lo sono. Perché sostanzialmente, come si diceva prima, del fatto che il tavolo torna a essere un elemento in cui insomma si confronta, a pranzo e a cena sembrano delle discussioni scientifiche in cui ci attacchiamo nel capire chi ha la verità in mano. Perciò volevo capire appunto con il professore se un problema di questo genere non è solamente legato appunto ai ruoli che possono esserci all'interno della famiglia, ma anche di quelli che si stanno costruendo all'esterno sostanzialmente.
Ok, ora dovrei ripeterlo per il trampolin. No, va bene. Ciao Caterina, mi sentite? Buongiorno. Ok, ti vado avanti. Ora la sentiamo molto bene. Cosa faccio? Ripeto la domanda? O... Ma sì. Niente, come ho spiegato, anch'io sono tornata a casa dei miei e diciamo che nonostante in tutto, insomma, la situazione sta andando abbastanza bene come convivenza perché abbiamo una casa grande. E la domanda che volevo fare era riguardo ad esempio i ruoli o il conflitto che ci può essere all'interno della famiglia, ma non solamente appunto legato ai ruoli che sono quello di figlia, madre, padre, fratello, quello che è. Perché ad esempio per quanto riguarda la mia situazione, quando ci troviamo, che ne so, a pranzo o a cena e ognuno di noi magari ha letto un articolo diverso che ci sembra abbastanza attendibile per quanto riguarda le fonti su come potrebbe essere la situazione alla fine della quarantena, su effettivamente quanto servono o non servono queste magiche mascherine o cose del genere, quando ci confrontiamo il problema sta diventando nel chi è il detentore delle informazioni che sono vere. E considerando appunto che mio fratello studia medicina e in casa leggiamo tutti i giornali, la situazione sta diventando un po' deleteria. Allora volevo capire se appunto ci può essere un conflitto all'interno della famiglia, ma che non riguarda i ruoli classici della famiglia, ma che si stanno definendo al di fuori dei titoli o cose del genere. Posso provare a rispondere? Mi sentite adesso? Allora, Caterina, come sai bene, perché tu sei una raffinata sociologa, allora, come si cambiano i ruoli? C'è un meccanismo che favorisce il cambiamento di ruolo. La situazione che stiamo vivendo adesso impedisce il cambiamento di ruolo. Perché? Perché tu non puoi portare in casa un ruolo esterno. Ok? Per cui per contrastare un ruolo ne serve un altro. E finché tu sei a casa non hai un altro ruolo, non hai un ruolo diverso da quello di figlia. Non hai un ruolo diverso da quello di figlia che studia sociologia, cioè una cosa inutile. Rispetto a tuo fratello che è un maschio che studia medicina, cioè una cosa utilissima. No? Per cui io credo che possiamo dire che come dire, è sensato e ragionevole supporre che il cambiamento dei ruoli interni alle famiglie oggi non si possa dare. Oppure possiamo dire in modo più sfumato che sia molto più difficile raggiungere un cambiamento di ruolo. Perché? Perché fuori casa, no? Il fuori casa, che è l'ambiente che favorisce il cambiamento del ruolo dentro casa, il fuori casa non entra in casa. Questo lo possiamo dire, credo, almeno a me sembra sensato, non so se a voi sembra sensato. Oppure, se non vi sembrasse molto sensato, io vi potrei chiedere come è possibile in questa situazione qua, in cui il role set è limitato, tanto per dirla in sociologhese, no? L'insieme dei ruoli che possiamo agire all'interno della casa è limitato. Ecco. Perché hai voglia a dire che sei una cantante famosa. In casa non sei Lady Gaga, in casa sei... Come si chiama Lady Gaga? Dai. Grazie Cucinotta, penso qualcosa del genere. Germanotta. Ah, Germanotta. Oddio, pardon, scusate. In casa sei Germanotta, non sei Lady Gaga. Perché? Perché non hai chi ti sostiene nel ruolo di Lady Gaga in casa. Allora, se per voi questa convivenza forzata che impedisce l'estensione del role set non impedisce l'acquisizione di un cambiamento di ruolo, vi chiedo, come si fa a cambiare le aspettative di ruolo adesso nelle famiglie italiane, nelle situazioni in cui state vivendo? Perché se voi avete una risposta a questo quesito, riuscite a spostare la teoria sociologica dei ruoli. Ed è questo quello a cui bisogna puntare. Spostare ciò che fino a prima del coronavirus si dava per scontato. Adesso, lo dicevo ad Alberto, c'è chi sostiene che la sociologia, a causa del coronavirus, muore e morirà. Perché? Perché la sociologia, si sostiene, non è in grado di elaborare velocemente nuovi concetti che possano farci capire quello che sta succedendo. Io non ci credo. Come che,
perché se ci credessi dovrei dire che le stratificazioni non saranno più importanti dopo che il mondo riaprirà. Dovrei dire che le differenze di genere non saranno più importanti dopo che l'allarme sanitario sarà finito. Mi sembra improbabile. Però c'è chi sostiene che abbiamo bisogno di nuovi concetti. Allora, perché non potete voi cominciare a pensare nuovi concetti sulla base delle esperienze quotidiane che state facendo, le quali, insisto, dovete combattere perché non restino esperienze quotidiane e individuali. Dovete fare in modo che diventino parte di un racconto collettivo. Come si fa? Ad esempio, come si fa a cambiare le aspettative di ruolo, Caterina, adesso? Come ci stai riuscendo? Ci stai riuscendo? Tu in famiglia sei la figlia. Come fai a farti rappresentare non solo come figlia, ma anche come donna adulta? Come si fa? Ovviamente non devi rispondere adesso perché è impossibile, però cioè, dovremmo cominciare, secondo me, a ragionare così. C'erano altri interventi? Io ne ho. Nemmeno Agnese. Allora, direi che abbiamo tirato davvero, cioè, si è fatta una certa e credo che le persone stiano anche andando a mangiare. Qui se abbiamo ancora magari un intervento, direi, cioè, c'è qualcuno che ha voglia di condividere, sarebbe molto bello. Quindi fatevi avanti adesso. Se no, ringraziamo davvero il docente, perché cioè, grazie davvero Luca, perché sei stato davvero magico e hai... anche se più che strumenti ci hai dato molte domande, davvero tante, tante, tante domande che ci dovremmo fare. E grazie anche a tutti i ragazzi e le ragazze che sono intervenute, perché mi è stato proprio d'aiuto emotivo rivedermi in tante delle cose che dite. Una cosa che non è emersa, che speravo, è mi manca mangiare quando voglio quello che voglio, perché mio padre e mia madre cucinano benissimo, ogni tanto si mette anche mio fratello, cioè, mangiamo bene, però mi manca mettermi a farmi le cose mie solamente per me, che mangio quando voglio, e speravo che fosse un sentimento più comune e di non essere io quello strano a cui piacciono i cibi fatti male. Ci sono altre persone che vogliono intervenire? Io volevo dire una cosa. Ah, beh, prima parla il professore perché si era prenotato, tra virgolette. Bisogna... Fatto. No, allora, diceva Alberto, nessuno può darvi dei concetti adesso, nessuno. Diffidate da chi vi dà dei concetti adesso, perché chi ve li dà adesso vi dà cazzo, non li può dare. Quello che abbiamo sono concetti che abbiamo già incorporato. Ora, provate a pensare che questo trimestre, che poi sarà un trimestre inevitabilmente, di vita, deve produrre ridefinizioni di concetti noti. Non deve produrre per forza nuovi concetti, deve produrre modi diversi di articolare quello che già sapevamo. Secondo me è la forma più ragionevole per produrre cosa? Una sedimentazione collettiva di esperienze individuali, che sono le più diverse. Voi siete in 29, avete 29 situazioni diverse. Non dovete, per favore, non dovete fare in modo che restino tali, che restino storie vostre al limite che diventino patrimonio della vostra famiglia. Dovete fare in modo che diventino patrimonio per sviluppare la vostra curiosità verso il mondo, la vostra conoscenza e la vostra capacità di riflettere criticamente e scientificamente. Ci vuole tempo, certo che ci vuole tempo. Però la strada migliore è dire cosa so, cosa mi può essere utile e come quello che so che mi può essere utile lo posso ridefinire alla luce di quello che sto vivendo in questi giorni. O così o muerte. Io, scusate, ok, Giovanni. Io, esatto, okay. Sono Giovanni, vai Giovanni. Sentite? Ok, ciao a tutti. Non è un vero e proprio intervento, però volevo permettermi di chiedere al professor Trapolin se
Successivamente questo invito ci può dare anche dei consigli di lettura che poi possono essere recuperati in maniere illegali sul web, insomma, per approfondire questi concetti che magari non sono così noti a tutti, magari anche a chi non è così edotto di sociologia, ma che possono poi invece essere anche utilizzati proprio per risignificare concretamente da domani, da dopodomani, anche il nostro agire quotidiano. Io volevo chiedere la stessa identica cosa, ma anche relativamente agli articoli che ha mostrato prima in condivisione schermo sulla violenza domestica. Bisogna togliere... Ok. Allora, io vi posso dare ad Alberto, a Lisa, Antonio... chi volete. Io vi posso dare dei link per esempio c'è questo link fighissimo che arriva dal nord Europa rispetto ad una marea di robe che le femministe europee e del mondo stanno dicendo a proposito del coronavirus. Questo è molto bello. È interessante leggere i pezzi, ma soprattutto è interessante cercare di capire cosa stanno osservando queste intellettuali. Dov'è che la loro attenzione si concentra di più? E vedrete che la loro attenzione si concentra su due aspetti. I macrosistemi, soprattutto i disastri del neoliberismo, i macrosistemi e la violenza di genere. Per cui le femministe oggi ritengono che l'impatto del coronavirus sarà a livello macrosistemico e a livello di violenza di genere. Per cui danni sia relazionali che strutturali. Bene. Dopodiché vi posso dare dei riferimenti quanti volete rispetto alle strategie con cui si negoziano le divisioni tra pubblico e privato, sia in dimensioni societarie che in dimensioni private, no? Che in dimensioni domestiche. Ci sono dei meccanismi attraverso i quali la divisione tra pubblico e privato avviene. Vi posso dare dei pezzi su questo. Vi posso dare questa bellissima ricerca, secondo me è molto bella. È una minchiata, perché non ci credo manco per un minuto, però... se qualcuno di voi si intende di sociologia, leggendo i nomi degli autori ha già capito dove si può andare a parare, vero Giovanni? Ok, allora questo è uno dei libri che sostengono che dopo gli anni 70, quando la rivoluzione è fallita, i rapporti familiari si siano pacificati. È importante capire questo tipo di argomentazioni che diventano facilmente discorso pubblico, no? Perché i rapporti tra le generazioni hanno finalmente raggiunto un livello di pacificazione che fino agli anni 70 era impensabile. Poi vi posso dare anche delle ricerche sulle ricoabitazioni, che sono sempre però costruite a partire dai vecchi. I vecchi è un grande problema, non abbiamo parlato della terza età, però la terza età c'entra, non so se nelle vostre case la terza età c'entri, mi auguro di no perché sono situazioni molto pesanti, però normalmente i processi di ricoabitazione vengono studiati a partire dai vecchi che tornano in famiglia perché hanno bisogno di cure, va bene? Eccetera, insomma, vi posso dare quintali di roba, soprattutto questo blog di femministe che mi sembra molto interessante per capire cosa solletica la curiosità di questo tipo di intellettuali oggi. Lo posso passare ad Alberto che poi vi dà tutti i riferimenti. Sì, magari facciamo, visto che è complicato adesso riprendere tutto il materiale che è stato citato, direi che facciamo un indice dei materiali e lo condividiamo sull'evento Facebook, se non addirittura in descrizione al canale YouTube, così una volta che abbiamo tutta la registrazione le persone possono riascoltare gli spunti e trovare un indice dei materiali se vuole approfondire. Quindi ecco, direi di lasciarci con questa indicazione sul materiale. Io chiedo scusa, faccio solo una battuta che deriva un po' da quella che è la mia esperienza, perché poi si sta facendo tardi. Io, mentre stavate parlando, mi sono in un modo anche forse drammatico reso conto del fatto che io vivo con mia madre. E mia madre è la mia coinquilina, ma può sembrare un'assurdità, ma è letteralmente così all'interno del rapporto familiare che io sto avendo.
in questo momento? Cioè, siamo vera, perché io ad esempio non ho, dato che comunque lei è una dipendente, cioè siamo una casa in cui sono, i miei genitori sono dipendenti pubblici e mia madre lavora in ospedale di fatto, quindi sta facendo, io non posso vedere nessuno proprio per questo. La cosa che secondo me è significativa è che quel breve tempo che ci incrociamo, abbiamo, prima di iniziare questa quarantena, abbiamo ritrattato cosa bisognava fare, in che modo bisognava farlo all'interno della casa, e di fatto le vite procedono parallele, ogni tanto incontrandosi, però il più delle volte parallele, quindi secondo me volevo commentare questa cosa perché sono stato particolarmente, mi sono particolarmente autoscioccato dalla consapevolezza di avere un coinquilino che è mia madre di fatto, perché il rapporto è quello di un coinquilino rispetto a come intendiamo in modo standard un rapporto con un genitore, ecco, quindi è secondo me interessante. Ecco, per me questa cosa invece, se fossi tornata a casa, sarebbe stata decisamente impossibile. Cioè, non mi sarebbe mai stato concesso di avere una vita parallela. Dal momento in cui io sto a casa, per i miei devo agire da figlia. Non esiste che io agisca come ed abbia una mia vita propria. Cioè, non esiste che io magari mangio ai miei orari, faccio... Sì, magari ho i miei spazi privati, potrei avere i miei spazi privati, ma non esiste che non... Insomma... pensi di poter vivere la mia vita come mi pare, ovviamente. Ok. Luca, vuoi aggiungere qualcosa? No? Okay. No, vi volevo salutare. Sono stato molto felice, sono molto felice di vedere facce note. Di cui non dico i nomi, però lo sapete, persone con cui abbiamo avuto dei momenti di scambio molto divertenti e molto arricchenti, almeno per me. Sono contento che siamo rimasti collegati in tanti per un po' di tempo, sono contento di aver conosciuto ragazzi e ragazze nuove, sono contento di vedere come non è poi vero che i rapporti intergenerazionali siano pacificati. Questo mi fa molto piacere. Vuol dire che, no, perché vuol dire che non sono vecchio. Perché io sono, con i miei, quando erano in vita, ero molto più simile ad Agnese che non a Caterina o ad Antonio. E per cui, insomma, che il mondo sia ancora come io lo conoscevo mi fa sentire meno vecchio. E, sono rimasto colpito dalla chiusura di Antonio. Lui, sentendo noi, sentendo voi, ha capito che la sua esperienza è diversa da quella degli altri. Probabilmente tutti, sentendo l'esperienza degli altri, capiamo che le nostre esperienze sono nostre. Raga, facciamole diventare collettive. Se no, ci dimentichiamo tutto. Vi lascio che devo andare a mangiare. Ok. Allora, ti ringraziamo ancora. Grazie davvero a tutte e tutti che hanno... per aver partecipato, per aver condiviso. Il video verrà pubblicato sui nostri social, lo metteremo su YouTube. In descrizione troverete un po' di materiali interessanti che abbiamo usato nella preparazione, che ci ha consigliato Luca, o altre cose. Magari se vi vengono in mente su questo tema, se usciranno dei materiali, ditecelo, che lo aggiorniamo e facciamo diventare anche un modo per arricchire di bibliografia qualcuno che volesse fare la tesi con il professor Trappolin, che è... a quanto pare è un suo grande desiderio in questo momento. Non volevo di questo. Va bene, l'ho presunto. Io. Allora, vi ringrazio ancora tanto e vi invito ai nostri prossimi eventi. Il prossimo sarà domenica dalle 5, Strikers con Alessandro Colombini, una storia di calcio e politica. In Irlanda e Irlanda del Nord, chiaramente prima ci sarà dalle 15 la diretta dell'Ampi per il 25 aprile, cerchiamo di festeggiarlo anche quest'anno, anche se chiusi in casa, cantiamo tutti noi bella ciao alle 15. Ci saranno anche un sacco di eventi nella prossima settimana, dobbiamo ancora uscire col calendario definitivo, vi aspettiamo, Luca, se anche tu vuoi passare a darci un saluto sei sempre il benvenuto e grazie davvero. Grazie a voi. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao.